Organizzazione sindacale, sin dal primo momento abbiamo chiesto la revoca in autotutela del bando e si deve tener conto che in passato non abbiamo visto nei prospetti contributivi dei lavoratori, e ci sono lavoratori che in passato hanno lavorato per 3 mesi, per 9 mesi già in ISPE e successivamente esternalizzati alle cooperative. Quindi con questo bando si crea anche il paradosso di far fare 2 volte lo stesso concorso alle stesse persone. Quindi ecco perché noi chiediamo la revoca in autotutela. Oltre la correttezza giuridica del concorso, ma noi non mettiamo in dubbio questo, noi chiediamo alla Regione di fare la propria parte, di prendere a carico questi lavoratori, e il destino di chi ha lavorato per tantissimi anni non può essere cancellato con un bando di sostituzione di personale, anche se imposto dalla legislazione vigente. Noi chiediamo di creare alla Regione Puglia le condizioni perché questo personale trovi una collocazione lavorativa nell'ambito dell'attuale collocazione lavorativa. Quindi in prima battuta si chiede la revoca in autotutela del bando e successivamente creare un percorso condiviso con tutti gli assessori e con tutte le istituzioni coinvolte, perché ci sono anche altri enti coinvolti da questa vicenda, e noi chiediamo che tutti insieme si possa intraprendere un percorso comune, condiviso, per salvaguardare tutti questi posti di lavoro. E non si può accettare umanamente che famiglie che dopo 20 anni, 25, 30 anni stanno lavorando, dall'oggi al domani possano rimanere senza posto di lavoro. Questa è la nostra richiesta. Grazie. Grazie. Allora, Ernesto Toma, sindaco.